Problema: un blocchetto di ferro da 800 grammi viene estratto da un congelatore a meno 10 gradi centigradi e rapidamente inserito in un calorimetro di massa equivalente in acqua a 25 grammi, che contiene 100 grammi d'acqua liquida mista a 50 grammi di vapore d'acqua. Quindi è sottinteso che sta a 100 gradi questo sistema. Domande: la temperatura finale d'equilibrio e la composizione finale. Quanti grammi di ghiaccio, acqua, vapore rimangono dentro al calorimetro? Fate pausa, provate a risolverlo da soli, poi guardate lo svolgimento alla fine. Questo è lo svolgimento. Chiamo 1 il sistema freddo, cioè il blocchetto di ferro, e 2 il sistema caldo, cioè il calorimetro con l'acqua e il vapore. Il blocchetto di ferro, temperatura iniziale meno 10 gradi centigradi, massa 800 grammi. Invece il sistema caldo, temperatura iniziale del sistema caldo 100 gradi centigradi. Così riempito il calorimetro, 100 grammi d'acqua liquida M2, il vapore 50 grammi, la massa equivalente in acqua del calorimetro 25 grammi, come se fosse acqua liquida. I soliti due grafici a gradini, questo è il tratto solido perché sistema 1, il sistema freddo, è il blocchetto, quindi è di ferro solido. Parte da meno 10 gradi centigradi e immaginiamo che arrivi a 100 gradi, quindi alla stessa temperatura del calorimetro. Nel calorimetro c'è l'acqua e il vapore, quindi stiamo sul tratto orizzontale della fusione, della vaporizzazione se andiamo verso destra, oppure della condensazione se andiamo a sinistra. Lo scambio di calore avviene tra il vapore e il blocchetto di ferro. Infatti il blocchetto di ferro è freddo e quindi riceve calore, quindi sottrae calore al vapore d'acqua. Di conseguenza il vapore d'acqua si condensa in acqua liquida, però non sappiamo se condensa tutto o soltanto in parte. Quindi ci chiediamo quanto calore deve cedere il vapore, 50 grammi di vapore d'acqua, per condensare tutto quanto in acqua liquida e arrivare fino al punto D. E poi vediamo se il blocchetto, assorbendo quel calore, è in grado di assorbirlo tutto, portandosi fino a 100 gradi centigradi di temperatura. Cominciamo calcolando la condensazione totale, da C a D. Quindi lo chiamo QCD, condensazione totale, il calore che bisogna sottrarre a questi 50 grammi di vapore per farli condensare tutti in acqua liquida. Si usa il calore latente di condensazione, che è uguale a quello di vaporizzazione, e vale 2256 kJ al chilo, da moltiplicarsi per la massa del vapore, che è 0,050 kg, cioè 50 grammi. Ricordiamo intuitivamente cosa vuol dire questo valore: che per far condensare in questo caso un chilogrammo di vapore d'acqua in acqua liquida bisogna sottrargli 2256 kJ di calore. Siccome noi dobbiamo condensare soltanto 50 grammi, moltiplichiamo per 50 grammi e questo è il calore che bisogna sottrarre a questi 50 grammi di vapore per farli condensare tutti in acqua liquida fino al punto D. Ora ci chiediamo se il blocchetto è in grado di sottrarre questi 112,8 kJ di calore al vapore quando sale di temperatura il blocchetto fino a 100 gradi. Quindi usiamo la formula del riscaldamento: calore specifico del ferro per la massa del blocchetto di ferro per l'innalzamento termico, che è di 110 gradi centigradi o Kelvin. Il risultato è 39,6 kJ, quindi il blocchetto assorbe 39,6 kJ, meno di quelli che servono a condensare tutti e 50 i grammi di vapore. Di conseguenza la condensazione del vapore sarà soltanto parziale. Questo perché, come già detto, il calore che il blocchetto può sottrarre al vapore, QAB, è soltanto di 39,6 kJ, mentre invece servivano 112,8 kJ. Questi 39,6 kJ è questo tratto sull'asse orizzontale che va dal punto A al punto B, QAB, mentre invece i 112,8 kJ sono il tratto che va, è il tratto che va da C a D. Invece la condensazione è solo parziale, vuol dire che lo stato di equilibrio si trova ancora a 100 gradi centigradi e la condensazione è avvenuta in parte. Per la conservazione dell'energia, in questo caso l'energia termica, cioè il calore, tanto calore assorbe il blocchetto di ferro, 39,6 kJ, altrettanto ne cede il vapore, che si condensa in acqua, quindi il vapore cede 39,6 kJ, che è questo tratto da C a E. E quindi ci chiediamo, con 39,6 kJ di calore ceduto, quanto vapore condensa in acqua? MC è la massa di vapore condensata.
Naturalmente dobbiamo usare la formula del passaggio di stato, la stessa che abbiamo usato prima, con la differenza che prima la massa di vapore ci avevamo messo tutti e 50 i grammi per calcolare il calore necessario alla condensazione totale. Adesso invece la massa di vapore che condensa è l'incognita e noi sappiamo che il calore che viene sottratto a questo vapore è questo valore qua. Quindi con la formula inversa ricaviamo la massa di vapore che condensa in acqua e sono circa 18 grammi. In pratica è la frazione 39,6 su 112,8, quindi 39,6 diviso 112,8 da calcolarsi sui 50 grammi di vapore. Si tratta infatti in pratica di una proporzione, quanti grammi di vapore condensano sui 50 grammi iniziali, la frazione 39,6 kJ, che è il calore che effettivamente viene sottratto, rispetto a 112,8 kJ, che è il calore che andrebbe sottratto in totale. A questo punto il problema è finito perché abbiamo risposto alle domande, che infatti erano la temperatura finale d'equilibrio e la composizione finale. La temperatura d'equilibrio è 100 gradi centigradi, la composizione finale è 118 grammi d'acqua liquida e 32 grammi di vapore, perché erano 50 grammi di vapore, 18 circa sono condensati in acqua liquida, quindi l'acqua liquida è salita da 100 a 118, mentre il vapore si è ridotto da 50 a 32 grammi. E qui c'è lo svolgimento scritto in modo rapido: i 50 grammi di vapore devono cedere questo calore per condensare tutti in acqua liquida, ma il blocchetto di ferro è in grado di sottrarre al vapore non tutto questo calore, ma soltanto 39,6 kJ quando si scalda fino a 100 gradi. Quindi non è in grado di sottrarre al vapore tutti i 112,8 kJ richiesti, perciò solo una parte del vapore condenserà in acqua liquida, questa frazione, che corrisponde a circa 18 grammi. Quindi rimangono 50 meno 18, 32 grammi di vapore e 100 più 18 grammi d'acqua liquida alla temperatura d'equilibrio di 100 gradi centigradi.